aveva lasciato alcuni allievi di qualità assolutamente inferiore rispetto al grande artista. Romanino, con la questione della sua pittura, del suo girovagare un po' qua e là, non era riuscito invece a realizzare una vera e propria scuola. Aveva influenzato invece alcuni suoi contemporanei, come ad esempio quello di Giacomo Callisto Piazza. Come vedete, la Madonna di Romanino, confrontata con quella di Callisto Piazza, mostra delle similitudini molto, molto forti. Andando avanti un po' velocemente, siamo comunque alla fine, la Pinacoteca mostra poi tutta una serie di opere che vengono dal manierismo emiliano, romano, fiorentino, napoletano. La collezione è veramente, veramente immane, oltre al fatto che c'è una davvero centinaia di opere della scuola bresciana del Seicento che non sono esposte in Pinacoteca, ma sono in depositi, che sono un ulteriore patrimonio. Vi mostro questa adorazione del bambino, che è sempre stata attribuita a Guido Reni, quindi siamo nell'ambito del manierismo dell'Italia centrale, zona Bologna, Roma. Guido Reni si spostava un po' in quella che era, diciamo, il grande bacino dell'Italia centrale. In realtà l'opera presente a Brescia è una copia, perché negli anni 60, nella galleria dei depositi della Galleria Doria Pamphili di Roma, è messa l'originale di Guido Reni. Un po' come è successo per la Madonna dei Garofani di Raffaello, era un soggetto che era stato sottoposto a parecchie copie, e quindi l'opera, insomma, che abbiamo noi a Brescia è una copia. Anche questo San Sebastiano compariva negli inventari di Paolo Tosio come opera di Guido Reni. In realtà, proprio gli studi che hanno portato all'elaborazione dei nuovi cataloghi hanno invece ricondotto l'opera a Domenico Fiasella, che era un pittore di Sarzana che ruotava nella gravità di Guido Reni, di cui invece vediamo ad esempio un San Sebastiano conservato a Genova. E come potete vedere, le similitudini sono davvero molto, molto forti, non solo per quanto riguarda l'impostazione iconografica del santo legato all'albero con le braccia alzate, ma anche dal punto di vista fisionomico le opere si assomigliano notevolmente. Arriviamo anche ad un capitolo molto interessante. Paolo Tosio diceva, o meglio, i suoi inventari avevano catalogato questo flautista come opera di Caravaggio. Come potete vedere, le similitudini con l'opera del grande artista sono notevoli. Il dipinto è di una qualità davvero molto, molto alta, ma fu già Roberto Longhi negli anni 40 del Novecento a ricondurre l'opera di Brescia, Roberto Longhi, grande studioso di Caravaggio, a Nicola Tournier, un francese presente a Roma che gravitava nell'orbita di Caravaggio. Come potete vedere, però, l'impatto è sicuramente molto forte, riconduce sicuramente questa tipologia di immagine a, penso, ai Bari di Caravaggio, piuttosto che ad altri dipinti, o anche alle persone, ai soldati, agli uomini che si trovano, ad esempio, anche nella vocazione di San Matteo, questi capelli piumati, questi visi molto, molto belli. Un po' meno di qualità elevata è questa incredulità di San Tommaso, che arrivò a Brescia attraverso delle vicende collezionistiche che in questo caso non sono legate a Paolo Tosio, ma sono piuttosto recenti. Quest'opera compariva in una collezione privata di Torino, catalogata come opera di Caravaggio. La qualità, qui già visivamente, è sicuramente inferiore. Fu ancora Roberto Longhi a ricondurre questo dipinto all'attività di Matthias Thom, che era un olandese che gravitava sempre a Roma nell'orbita di Caravaggio. È ancora invece un mistero l'esecutore di questo dipinto in questa guarigione del circo, dato come pittore caravaggesco, ma non si è ancora arrivati a dare un nome. Anche questo è un dipinto molto bello, l'immagine non rende, ma visto dal vivo è davvero un'opera di qualità notevole. Passando poi a quella che è stata anche una parentesi di pittura di genere, con i famosi dipinti di frutta, di foglie, noti sono i famosi Arcimboldo. Nel tempo non abbiamo la fortuna di avere un Arcimboldo, ma abbiamo le stagioni di Camillo Rama, che era un po' un seguace di Arcimboldo, che ha lasciato a
ad esempio queste opere. Quindi un percorso che ci porta molto vicino a quella che è la pittura della realtà. Siamo partiti con Foppa, che con il suo incarnato grigio era una sorta di preludio a quella che è la fortuna della pittura lombarda, che ha portato quindi la realtà, la quotidianità nei suoi dipinti, che è passata quindi appunto attraverso i vari Moretti e Romanino fino ad arrivare alla pittura della realtà del Settecento, nota attraverso le opere del Pitocchetto, del Ceruti, e un vuoto incredibile in questo momento per Cifoldi, altro grande artista del tempo. Questi sono ad esempio i vecchi del Cifoldi, che sono una sorta, non altro che delle allegorie sul tempo che passa, quindi l'anziano con la clessidra che sembra spaventarsi nel vedere che la sabbia ormai è quasi esaurita, ha un monito sul silenzio, quindi sul parlare, anche in questo caso le stagioni, l'inverno, il freddo, il vecchio che sembra coprirsi e scappare un po', come se fosse arrivato ormai alla fine così dei suoi giorni. E arriviamo poi alla parte della Pinacoteca, la chiusura, perché l'allestimento finirà proprio con questa grande sala dedicata ai Pitocchetti, con le opere di Giacomo Ceruti, il pittore forse più di tutti emblema della realtà, colui che rende protagonisti gli umili, le persone delle classi sociali meno abbienti. Qui vediamo ad esempio la bambina che fa i compiti piuttosto che i nani, gli storpi. Ceruti rende protagonisti le persone che di solito sono gli angoli della società, una cosa che non era mai accaduta prima. Anche in questo caso vediamo la filatrice piuttosto che i calzolai e una panoramica di quella che è proprio l'ultima sala dell'attuale Pinacoteca, quindi con il nuovo allestimento, quindi proprio un tripudio a quella che è l'opera del Ceruti. Il mio intervento finisce qui, grazie per l'attenzione.